Oggi andrò a reagire ad un video di Riccardo Zanetti, youtuber conosciuto nella nicchia finanza e crescita personale. Una delle cose che lo ha reso noto su YouTube Italia sono i guadagni che genera tramite YouTube, per l'appunto. Nel 2020 ho guadagnato 91.210,01 dollari. Che sono nettamente superiori alla media. Trovo interessanti alcuni dei suoi video e quello che andremo a visionare in particolare oggi tratta di quanto ha speso durante la sua permanenza a Dubai. Metto le cuffiette e direi che possiamo iniziare. Bombardato come tutti noi da queste pubblicità fuorvianti, mi sono sempre chiesto quanto costasse realmente realizzarne una da guru mediocre. E a Dubai ci sono già, mancano le Ah superstar. sì, perché comunque dovrebbe anche parlarci appunto di questo mondo dei guru dal suo punto di vista. Quanto belle sono! Mamma mia, ma che cazzo! Belle, proprio belle. Mai qui, cioè, farò danni. Che dici, Lorenz? Bene. Siamo pronti per droppare finalmente il nostro videocorso. Il nostro videocorso su come creare videocorsi. Geniale. Inception. Cioè, dobbiamo scrivere lo Un loop script. infinito. Io comunque ad andare in giro con queste mi sento un po' in soggezione, mi vergogno, Oltre a non cavolo. avere la patente, perché sedicenne, L'ho fatta ieri la patente. General Department of Traffic. Per guidare a Dubai, anche se a chi affitta le macchine sembra non fregare nulla, devi avere la patente internazionale o la patente locale. E da residente è veramente una cavolata farla. Ci si presenta a un ufficio dell'RTA con passaporto e patente italiana, si fa una visita agli occhi e c'è il dottore in ogni sede dell'RTA, comodissimo. Costo 150 dirham, si Le pagano visite altri 870 oculistiche per dirham la patente in Italia e fanno un po' immediatamente, ridere. facendo tutto nel giro Di di che mezz'ora, colore è la ti stampano penna subito lì rossa? la tua patente miratina, con tutte le categorie pari a quelle che possiedi in Italia. Costo totale circa 250 euro. E adesso si guida. Con questa in teoria posso guidare tranquillamente in Italia senza problemi? Tu sei residente AIRE, quindi giustamente puoi utilizzare la tua supercar anche in Italia e quindi di conseguenza vai ad esibire la tua patente di miratina. Non posso Urlo a neanche caso nel sequestrarmela? sottofondo. Nel momento in cui tu utilizzi la tua driving license in Italia, ciò non ti autorizza a commettere un illecito che è di competenza del paese dove ti trovi, però ovviamente non hai le penalità dei punti e tutto ciò che ne consegue qualora tu dovessi emettere Ok. un'infrazione stradale. Con questo non devi dubbiato, te lo dico da Veneto. Ricevuto da Veneto. Questo è l'albergo dove soggiorna CZ quando viene qua. Noi non vi No, diciamo quale il CEO di albergo, però Binance, c'è scritto che è anche tra la Fine. top Tra dei l'altro più siamo ricchi stati al mondo. fortunatissimi perché tramite una nostra No, tra amica local l'altro, abbiamo trovato questo maglietta con libanese che ci ha aiutato a scritta trovare le Binance. macchine ed è stato gentilissimo perché ci ha Exchange detto tutte più le grande verifiche al che mondo di fanno e ci ha aiutato a criptovalute. controllare le macchine. Spoiler. Anche noi non abbiamo passato il meglio e vedrete. Voi quando prendete in affitto qui una macchina, state molto attenti, fate una foto e guardatela bene quando la prendete. E soprattutto se sentite un rumore, lui ci ha detto di dirlo subito perché le truffe, soprattutto per le supercar, sono all'ordine del giorno. Quindi massima attenzione. Comunque adesso gli diamo 200 Nel senso dirham di che quindi mancia, poi ti fanno sperimentato, ripagare poi finti danni facciamo al i conti motore? così vi dico quanto stiamo spendendo. Stiamo procedendo alla firma della contrattualistica. Di solito Ma quanto istituzionale sei? stiamo per firmare i contratti e dobbiamo leggere qualsiasi clausola che c'è all'interno. La terza, la vuoi Lamborghini o McLaren? È arrivata una McLaren là in fondo. La vuoi Lore? Ditemelo voi nei commenti, Lamborghini o McLaren? Se io dovessi scegliere tra le tre come mia preferita, questa è Tamarra, quindi non la sceglierei mai. Prenderei la McLaren tutta la vita. Tosta. Allora facciamo il cambio, fammi prendere questa. Sarebbe No, bello ma devo poter essere fare Tamarra, un po' sono e un un generic po'. guru. Cosa sta succedendo? Hanno tutte e due dei bei lineamenti. Sia la Lambo che la McLaren. Mamma mia, qua vado a sbattere. Zio cane, come fanno a starci le persone? Dove sei arrivato, Rick? Da Padova a Dubai con la Lambo. Sei diventato questo. Minchia, ho paura, cazzo. Per scappottarla, poi come cazzo si fa? Dai, Rick, che questi corsi non si vendono da soli, Rick, dai! Vecchi, non ci sto! Non ci sto! Ciao ragazzi, Ciao, Rick. ciao! Ecco fatto. Subito la battezzata. Il Rotta. corso si chiamerà La Benedizione e mettiamo una dopo l'altra tutte le tecniche di vendita e sopra ci diciamo stronzate. Quindi la prima cosa in assoluto. Oh! Ah, ma Sta quindi tutto va a creare un qui. Quindi finto eravamo corso da poverissimi, vendere abbiamo online? aiutato.
E poi c'è stata la benedizione che ci ha cambiato tutto. La benedizione. E se acquisti questo corso ti cambierà anche a te tutto, no? Perché abbiamo scoperto delle cose. Un po' di quelli fuffa, certo, che... Dopodiché stabiliamo l'autorità. Si vedono spesso le pubblicità. Dobbiamo continuare a parlare di valore. Facciamo social proof. E qui sarebbe fighissimo Marco Costanza, schermo fermo, che fa il testimonial di come anche lui ha cambiato la vita con questo corso. E dopodiché passiamo alla vendita, quindi fake scarcity è solo one time only, promessa di una valanga di soldi, apertura delle porte a un nuovo mondo. Fine. Fantastico. Oggi andiamo a girare. Ora vediamo anche quanto costa fare il pieno, perché questa, vai, oltre al noleggio... Avevo visto un video che diceva che addirittura una volta si poteva fare un pieno in una Lambo, una Ferrari, con 25 euro. E ora, in modo completamente ironico, utilizzeremo alcune comuni tecniche di vendita. Sotto ad ogni spezzone della pubblicità vi lascio il nome e in descrizione vi lascio anche alcuni approfondimenti della tecnica. Ciao, ci sono caduto giù. Una volta tutti noi eravamo poveri, ma poverissimi. Adesso, guardate quanta opulenza. Puoi farlo anche tu facendo il nostro corso su come vendere corse. Ma poi all'improvviso abbiamo scoperto la chiave. Il no, Death delle cose, delle cose, delle cose che troverai in questa cosa. Ci sarà un super bonus, un ovetto Kinder. Buono. Grazie a sto corso, guarda qua, macchine, cosa, vita, tutte robe pazze. Ma voi che ne volete sapere? O lo comprate adesso o la vostra vita rimarrà povera per sempre. Andiamo, va. Sbrigatevi ragazzi, questa offerta per questo mondo è valida solo per 14 secondi e 27 ore. Noi potremmo benissimo stare a casa a goderci questa ricchezza, invece noi vendiamo a soli $100,000 con ovetto Kinder incluso, perché non vendiamo sogni, ma solide realtà. Questo corso si chiama La Benedizione e al di là della porta c'è il paradiso. Gag. No raga, epica. Ma quando l'azza era finita, ecco che arrivano i problemi. E no, non parlo della polizia, anche loro non sapevano come aiutarci. Abbiamo rotto le lampo. Quando ci ha consegnato la macchina abbiamo fatto tutto il discorso, ci sono un sacco di scamme. Siamo fermi da un'ora con le macchine che non vanno. Ci hanno scammato totalmente. Ottimo. 50 gradi nel deserto a Dubai e non partono le macchine. Stiamo morendo di sete. Un'ora dopo la situazione è questa. Siamo dentro la macchina di Cobrino, Crypto Jesus morto lì e le macchine non si accendono. Lori sta sbroccando, copre il cieco. Ma che cosa ha detto il tipo? Ci sta riprovando, lui ci sta provando di continuo a sbloccare queste cazzo di macchine. Se no gli mettiamo un po' di... Accendi, spegni, accendi, spegni, Raffi. Non puoi spostarle perché non sono folle. Vai che vanno, vanno, vanno. Dopo un'ora e 40 le macchine vanno. Madonna, sono stanco, morto, sudato, fradicio. E allora... Come mai? Si va? Alla fine abbiamo scoperto che in certe zone di Dubai non puoi entrarci. Perché se lo fai, il GPS blocca completamente la macchina perché pensa che tu stia commettendo qualche illecito. Ma in conclusione, riconsegnata la macchina, girata la sfasulla, quanto abbiamo speso? Ogni macchina costava 3.000 dirham. Di mancia, per niente meritata, Dio bello, abbiamo dato 200 dirham, 66 a macchina. Di benzina ho speso 210 dirham, per un totale di 3.276 dirham, circa 815 euro. Poi se volete potete aggiungerci 250 euro di patente. E se non l'avete, per una pubblicità fatta bene di questo genere, non come la mia, un videomaker vi costa tra i 500 e 1.000 euro. Per carità, non male, non costa pochissimo, però di sicuro non dovete possedere la Lambo. Ora lasciate un mi piace se volete aiutarmi a recuperare tutti questi soldi. Vabbè, possedere la Lambo è sicuramente alla prossima avventura. Un'altra cosa rispetto ad affittarla. Capisco che questo video era più una parodia dei corsi guru. Che poi ho visto vagamente quanto costa affittare delle automobili. Vabbè, come abbiamo visto a Dubai è diverso, costa meno, è più alla portata di tutti. Ma farlo qui in Italia è più difficile, ci sono prezzi molto alti.
A tal punto che non so se conviene più comprarne una per divertirsi, sì, ma soprattutto per affittarla, che affittarne una solo per divertirsi. Sì, non tutti hanno 300.000 euro da spendere in una macchina, ma se ce li hai, forse conviene di più, non lo so. Fatto sta che il video è terminato, vi ringrazio per la visione, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, ma soprattutto di iscrivervi, e noi ci vediamo sicuramente qui nel mio canale YouTube.